tant'è che il gruppo anche dopo il vecchio Quaremont era ancora composto da più di 100 e passa corridori. Sulla destra vedete il piazzamento di Vasseur nella classifica dell'Unione Ciclistica Internazionale, mentre vi ricordiamo che le vittorie francesi nel Giro del Fiandre sono state soltanto tre: Louison Bobet nel 55, Forestier nel 56 e Jackie Duran nel 92. Hai fatto un segno con la mano? Ho fatto un segno nel senso che questo lo lasciano andare, nessuno dietro. Stanno tirando per arrivare sotto la salita per vedere poi cosa succede. Certamente questo gruppetto non rimarrà assieme, 15 secondi sono recuperabili, non è che sia un distacco enorme. Con la grande sparata che si farà sul muro di Gramont lo possono anche addirittura passare, perché in fondo Vasseur adesso sta facendo lo sforzo per accumulare vantaggio. E c'è anche Missaglia nelle prime posizioni, la rivelazione del giorno, il numero 176, Missaglia. Allora, tu hai detto, è un corridore che sta bene, non dà fastidio a nessuno, cosa significa? Significa che, non essendo il grande campione in cui l'hanno visto andare forte in questi ultimi tempi, quindi potrebbe essere quello che va all'arrivo e non dà fastidio. Non ci credono. No, poi la rivalità tra i grandi avviene spesso, cioè tra Musseau, tra Schmill, in tutte le corse sono davanti a lottare, quindi diventano rivali, hanno sempre qualche screzio. Vasseur è uno che non ha dato fastidio a nessuno in questi ultimi tempi, non ha mai lottato per i primi posti. 135 Peter Van Peteghen, mentre eccoli nelle prime posizioni, mi sale a 17 secondi di vantaggio per Vasseur. C'è, abbiamo detto, Bartoli con il numero 12, si è nettamente assottigliato il gruppo di testa, corsa tattica, corsa ad eliminazione, Vittorio. Sì, tattica, però quando ci sono le grandi accelerazioni sui muri anche dopo, alla fine la selezione viene, abbiamo visto prima che i 10 secondi diventano difficili da recuperare anche sui muri molto duri, quindi fare uno sforzo magari per rientrare vuol dire essere ristaccato subito dopo, quindi ecco perché dico che questo Vasseur che sta andando via con 15-20 secondi sta facendo un grande sforzo, però quando arriva sotto il muro, allora, di Gramont... 17 secondi il ritardo del gruppo di Musseau, 45 il ritardo del gruppo di Colombo. Sì, perché c'è stata la bagarre davanti in questo gruppetto, la fuga di Vasseur adesso ha condizionato anche il gruppetto dietro di Colombo che stava recuperando per rientrare. Ecco qua Gonchenkov, ecco, prima aveva provato Bartoli sono andati a prenderlo subito, mentre hanno lasciato che Vasseur ottenesse questo vantaggio che, anche se non è eccezionale, comunque è sempre sui 20 secondi. Perché Bartoli lo conoscono, sanno che poteva andare anche all'arrivo. Bartoli, sai, un corridore che sanno che ha certamente i 60 all'ora, e loro a un certo punto lo vogliono lasciare. Qui si inizia il muro di Gramont, questa è la parte, direi, asfaltata, dura, ma la parte più facile, se vogliamo dire. Allora, attenzione, siamo al momento decisivo della 5 Stelle, il muro per Antonio Masia. Siamo al momento decisivo, già iniziato con una sbandata. Vasseur, siamo al momento decisivo, al clou del Giro delle Fiandre, il muro di Gramont per i Valloni, Gerasberg per i Fiamminghi. Siamo al 251esimo chilometro di una corsa che ne prevede 267, un chilometro di ascesa con una pendenza media del 9,5%, una pendenza massima del 2,500 metri di pavé. Il muro di Gramont, Gerasberg, in fuga Vasseur, vediamo cosa succede alle sue spalle. Musseau sulla destra, riconoscibile dal numero 1, attende ancora che qualcuno parta l'attacco. In prima posizione, ecco la Missaglia. Questa è la parte dritta del paese, quando si arriva quasi su in alto su questa salita, si gira a destra e si va sulla chiesa e dice il muro, quello in pavè, è il tratto più difficile, il pezzo in cui spesse volte i corridori sono scesi e sono caduti perché non riescono a fare velocità su questo tratto. Adesso tu l'hai sempre fatto in bicicletta? Sì, l'ho fatto una volta solo la parte difficile, questo l'abbiamo fatto spesse volte, ma il muro, la parte dura non è che l'abbiamo sempre fatto. Fiorenzo Magni a questo punto dirà al mio tempo era un altro percorso, era tutto in pavè, ma eccolo là, i 500 metri di pavè. E lui certamente ha il vantaggio di farlo con tranquillità da solo col suo rapporto, quindi anche se perde qualcosa, però non ha problemi di essere staccato, quindi lo fa con calma. Vediamo adesso dietro cosa succede. Schmill, Bartoli, Brochard impongono il forcing. Ecco qua ancora Vasseur nella parte finale
del muro Cmil con Bartoli, con Gonchenkov. Musso in difficoltà, mi sembra. Musso in difficoltà, eccolo là, in coda, Cmil. Cmil, benissimo, benissimo, Bartoli rete sulla destra, Bartoli, scatto di Bartoli, con Cmil in seconda posizione, poi c'è Bruchard, poi c'è Gonchenkov, Musso in penultima posizione, Van Petegem in ultima, ed ecco Bartoli, sul muro di Grammont, ha raggiunto, ha superato Vasseur, Bartoli al contrattacco, Bartoli scatta, perde terreno anche Cmil, un'azione veramente bellissima. Stupenda, Bartoli forse aveva un po' paura degli altri, ha aspettato un po', poi quando ha deciso di partire ha fatto il vuoto, ed era il momento decisivo, quando ha fatto il vuoto è stato il momento in cui anche l'anno scorso Mussi aveva staccato Baldato. Bartoli, attenzione, Bartoli, poi c'è Bruchard, poi Cmil, poi Gonchenkov, poi Van Petegem, Cmil mi sembra in debito d'ossigeno, e Bruchard il francese che fa l'andatura con Bartoli. Siamo sul muro di Grammont, 261 chilometri percorsi, 267 ne prevede questo giro degli altri, con Bartoli all'attacco. Mussi ha staccato, Mussi ha pagato forse questa grande corsa che hanno fatto fino ad oggi, quindi abbiamo visto, eccolo qua, il Medemi Cotano è l'ultimo del gruppetto assieme a Van Petegem, proprio si è piantato sul muro di Grammont. Alza la mano, chiede l'intervento dell'ammiraglia. Sì, probabilmente ha qualche problema, però non lo sappiamo. Colombo con la maglia bianca in testa al gruppo degli seguitori. Colombo che ha fatto un bel recupero su questa parte finale. Se non ci fosse stata, direi, la fuga di Vasseur, questa fuga nel finale, Colombo poteva anche rientrare. Vedo Bartoli solo, che ha fatto lo stesso attacco che ha fatto l'anno scorso Musso quando ha staccato Baldato, e se ne va tutto solo. Ecco perché Musso e Smile prima non lasciavano andare Bartoli, proprio per questo, perché avevano paura di che Bartoli riuscisse poi a fare il vuoto e andarsene, ma l'ha fatto già sul muro di Grammont. Stilisticamente perfetto, Conti ricorda il Giro di Lombardia. Beh sì, speriamo bene, perché questo è un corridore che da tanto promette, è un potenziale campione. Ha fallito di poco lo scorso anno alla Liegi-Bastogne-Liegi, ha fallito di poco il Giro di Lombardia con un attacco così nel finale, poi è stato ripreso da Paresin e da Nardello. Adesso speriamo che sia l'attacco decisivo, quello giusto, perché lo merita ed è un ragazzo che merita questo Giro delle Fiamme. Mentre è appesantita, nettamente appesantita, l'azione di Musso che viene superato da Colombo, un Colombo ecco Baldato, Musso si volta, c'è Patriot nelle prime posizioni, ecco che arrivano rinforzi per Musso e Taffi che si volta, lo guarda, gli dice, e allora cosa fai, vieni, ha problemi. Sì, probabilmente ha una ruota storta, ha centrato qualcosa, c'è un raggio che si è rotto probabilmente, l'avevo visto che ha allentato il freno per cercare di fare che ci sia meno attrito, però è un problema meccanico, questo è chiaro. Solo meccanico, scusa. Bassi. Sei stato bravissimo, in quel hai già detto tutto, bravissimo. Allora, la situazione, quanti chilometri mancano alla conclusione? Mancano circa 15 chilometri, meno di 15 chilometri. Ecco qua Bartoli. Beh, di quello che ha detto Beppe Conti prima, è vero, questo corridore che ancora non ci ha fatto vedere, perché ha sempre dimostrato grandi cose, però non ha ancora vinto la grande. Però io credo che faccia parte un po' del giovane quando vuole emergere, che si deve è fare. È decimo nella classifica dell'Unione Ciclistica Internazionale, questo vi dimostra l'escalation di questo ragazzo toscano. Che cerca le grandi vittorie, poi magari sbaglia e spende anche troppe energie, però spesse volte, abbiamo già visto anche negli anni passati, quando poi il corridore ci prende un attimo la misura, si dà dimostrazione che le potenzialità le ha, e quindi questo qua è un grande corridore dalla corsa in linea, lo ha dimostrato già negli anni passati. Direi il suo debutto, è venuto a vincere qua in Belgio alla grande, non è facile venire a vincere in Belgio non solo le Fiandre ma anche le altre corse, qui è sempre difficile. Avere il coraggio, è già difficile correre la volontà, questo dimostra che Bartoli è un campione, cioè incomincia ad avere coscienza dei propri mezzi, perché un uomo che va all'attacco in compagnia di tutti i grandi favoriti, un uomo che va all'attacco nel finale della Giro delle Fiandre, è segno che un uomo ha coscienza. Ma soprattutto deve capire quanto dentro ha il suo motore, quindi per fare gli attacchi. Spesse volte ha fatto degli attacchi, poi magari l'ha preso, invece stavolta sta riuscendo, non so anche se lo so vedere. Dietro tirano tutti però, attenzione perché... Attenzione, stanno tirando tutti. Sì, stanno girando in doppia fila, c'è un accordo, mi sembra completo, quindi diventa difficile andare a raggiungere. Oltretutto si è staccato Musso. Vuoi spiegare cosa significa stanno girando in doppia fila? Sì, che si portano davanti a condurre solo per poche decine di metri, si spostano immediatamente, danno il cambio in modo che rimangano esposti al vento e alla resistenza dell'aria il meno tempo possibile.
Si parla tanto di Ferron, per Ferron intendo Giancarlo Ferretti, il direttore. 7 secondi soltanto per Bartoli nei confronti del gruppo denominato CMIL. Comunque la cura Ferretti, la cura del romagnolo Ferretti dimostra di essere sempre perfetta. Ma lui è Bartoli... Ecco qua, un attimo, vediamo, Yakimov, Brochard, CMIL, e scatta Brochard, siamo in vista del Bosberg, ecco CMIL, anche CMIL... Anche Schmil è cotto, secondo me, cioè non è più lo Schmil pimpante che pensavamo, quindi questa è una situazione che potrebbe sfruttare molto bene Sciandri, se sta lì fermo lasciando fare un po' gli altri, se lo prendono è il più veloce forse di questi. 254 km percorsi, siamo al 16° ed ultimo muro, siamo quindi al 16° ed ultimo gran premio della montagna di questo Giro del Fiandre. 1350 metri di lunghezza con una pendenza media dell'8%, una pendenza massima dell'11%, 300 metri, Brochard all'insediamento. Beh, visto che davanti forse il gruppo di non tirava, Brochard ha visto davanti, cioè l'ha visto, perché si vedeva, ecco, Bartoli del partito, Bartoli. Ma andrebbe anche bene Brochard con Bartoli, perché un cambio in più vuol dire andare a respirare, andare all'arrivo. Questo è il tratto più difficile di questa salita del Bosberg. Poi mancano 13 km d'arrivo, si scende giù, qui ci sono tante moto in mezzo. Troppe moto, ecco Brochard, poi arriva Yakimov, poi arriva CMIL, sta guadagnando Bartoli, poi ecco Gonchenkov. Musso. Hanno cambiato la ruota Musso, però qui il problema di queste corse è che le ammiraglie... rimangono sempre molto molto indietro e quindi quando capita un problema a un corridore è difficile assisterlo immediatamente. Qualcuno domanderà come viene deciso l'ordine di partenza delle ammiraglie, e per ammiraglia si intende la macchina sulla quale prendono posto il direttore sportivo, un meccanico e un membro della giuria. Fu Berardo Pavesi, il leggendario. Allora Brochard ha ripreso con Yakimov e CMIL, quindi un terzetto. Yakimov, CMIL, grandi rappresentanti dell'ex Unione Sovietica, li ricordiamo nella nazionale sovietica per parecchi anni, con Yakimov campione del mondo. Gonchenkov. Ecco che arriva anche Gonchenkov, il vento dell'est soffia alle spalle di Bartoli. Sono tre corridori molto molto forti, reduci da molte vittorie, sono sicuramente in forma. Adesso vediamo quello che succede, non mi sembra che ci sia molto accordo. No, anzi CMIL abbiamo visto, perché, ha insultato. Perché Brochard non ha tirato, ha fatto il buco, cosiddetto buco, ha lasciato andare avanti l'altro corridore che va avanti, quindi... Troppe moto. Comunque Bartoli ha guadagnato secondo me su questo quartetto, che si era un po' sgretolato, non c'è più Sciandri, vedete che Bartoli ha un po' di più dei 7 secondi, sarà una quindicina di secondi. È già finito, direi, il suo calvario sui muri, non ci sono più muri all'infuori di questi 500 metri d'arrivo, che è appena in leggera salita, ma non è niente rispetto a quello che hanno fatto oggi. Eccoci qua su Bartoli, un giudizio tecnico su Michele Bartoli. Ma quando lo vedo è meno veloce certamente, ma mi ricordo D'Ancelli degli anni 60, un corridore capace di fare le grandi imprese, capace di qualsiasi risultato. Gli manca la velocità che aveva D'Ancelli, però fisicamente è un corridore che assomiglia 10 km d'arrivo, tiene le mani alte sul manubrio. Questo non lo so, questa è la posizione sua, il corridore dovrebbe, cioè dico, tenerle un po' più giù, ma si vede che lui sta bene così, quindi quando uno sta bene in bicicletta in una posizione è meglio che la sfrutti, perché pedala al massimo, perché secondo me potrebbe mettere anche le mani giù, forse avrebbe anche più, secondo me, più aerodinamicità. Mi sembrava addirittura che avesse l'appoggio da triathlon, quello per le cronometro, perché è una posizione un po' innaturale. Comunque dicevi di Bartoli, ha detto bene Vittorio, e lo stesso Luciano Pezzi, che lo ebbe all'inizio, agli anni scorsi, disse: con quel nome Michele mi ricorda davvero D'Ancelli, che vinse una grande Sanremo nel 70, e Bartoli ha queste caratteristiche, è un attaccante generoso, l'abbiamo visto in questo Giro delle Fiandre, aveva provato prima del muro di Grammont a partire, ma sia CMIL che Museo gli hanno dato spazio perché lo temevano, e poi ha proposto un'azione di forza sul muro di Grammont e si è visto che ha fatto la differenza. Per quanti si fossero messi in ascolto e in visione in questo momento, a meno di 10 km dalla conclusione dell'80esima edizione del Giro delle Fiandre, seconda prova valida per la Coppa del Mondo, 267 km, solo al comando
Michele Bartoli il vantaggio, è salito 21 secondi su Chandri che è rientrato nel gruppo degli seguitori. Yekimov, Brochard, aumenta il vantaggio di Bartoli, è la seconda prova di Coppa del Mondo, la gara più amata, più importante del ciclismo fiammingo. Eccoci qua con il gruppetto degli inseguitori. Brochard, hanno alzato bandiera bianca o secondo te, e mi rivolgo a Vittorio Adorni, c'è ancora la possibilità di un'estrema reazione? Donchenkov, ecco Chandri, secondo me è lui che è andato forte. Cella e Yekimov. Ormai non lo prendono più, secondo me, perché in fondo dovrebbero tirare tutti la morte, ma però chi tira forte in questo gruppetto si condanna poi per l'arrivo, quindi secondo me stanno andando poi tutti così, danno tutto il suo contributo, ma senza forzare al massimo, non essendoci due compagni della stessa squadra e uno di questi possa sacrificarsi. Per quanto concerne la Coppa del Mondo, se le cose finissero in questa maniera, Gonchenkov diventerebbe il leader con Chandri in seconda posizione, dipende dal piazzamento, comunque in vetta alla classifica di Coppa del Mondo Chandri e Gonchenkov. Allora, Michele Bartoli, noi parlavamo prima di questo corridore, ecco, che non aveva ancora fatto niente, ma dovevamo pensare che ha 25 anni, quindi credo che sia ancora all'inizio di una sua lunga carriera. 25 anni, è un giovane, nato nel 70, il 27 di maggio. 8 km da conclusione. È professionista dal 92, quindi è passato molto presto professionista con la Mercatone 1, poi nel 93 ha vinto 3 tappe, la classifica finale della settimana siciliana, nel 94 ha vinto la Freccia del Brabante, il Gran Premio di Cerami, che qui è una delle corse più belle, tappa del Giro d'Italia e Gran Premio Cepagatti. Nel 95 ha vinto la tappa e la classifica finale della Tre Giorni della Pan, che è la corsa che hanno fatto la settimana scorsa, cioè in questa settimana, che è di preparazione al Giro delle Fiandre, ma non è una corsa facile. Quindi, facendo un po' un sunto, Bartoli ha vinto più in Belgio che in Italia, se vogliamo, e questo è la dimostrazione che è un corridore che è adatto per queste corse, dimostrando in questo Giro delle Fiandre. E Museo, considerato il grande favorito della vigilia, ha mancato la terza vittoria, in precedenza il belga Buiss nel 40-41-43, Fiorenzo Magni nel 49-50-51, Lehmann il belga nel 70-72-73. Ma seguiamo Bartoli che incomincia a portarsi verso l'esterno del manubrio. Vittorio, hai visto, ha cambiato la posizione. Beh, questo, come detto prima, è una questione proprio personale, ci sono corridori che stanno molto giù, corridori che stanno invece in alto, vediamo anche Taffi quando pedala sta sempre con le mani in alto, ecco Merckx Quadrato, che è l'autista del direttore di corsa, Merckx che è stato sempre, direi, protagonista non solo in questa ma in tutte le corse per 10 anni, adesso questo Giro delle Fiandre si diverte, non c'è suo figlio a fare il Giro delle Fiandre, Axel non corre, quindi lo tengono a riposo, quest'anno mi sembra che stia andando meglio, suo figlio l'hanno detto un po' tutti, e ha fatto una buona Sanremo, dimostrazione che sta crescendo un po', l'anno scorso avevano sbagliato preparazione, ed ecco Chandri inquadrato in questo momento, Chandri, Brochard, Gonchenkov, Yekimov e Schmil. Ecco, lo Spander è il dado che tiene fermo il manubrio, e mi ricordo che Alfredo Binda soleva dire, per andare forte bisogna andare a Sciuscia Spanner, cioè succhiare lo Spanner. Lui invece, ecco qua il gruppo degli inseguitori, Chandri, Sbergi, Yekimov, Brochard, Gonchenkov e Schmil, lui invece ha questa posizione di grande relax. Sì, però se non notiamo bene, se guardiamo bene la posizione della schiena di Bartoli, è orizzontale rispetto al tubo della bicicletta, quindi è rispetto a terra. Quindi esatto, CX, il coefficiente di penetrazione è sicuramente buono, è una posizione molto aerodinamica. Vuoi ripetere CX, il coefficiente di... No, beh, in sostanza è una posizione molto aerodinamica, espone molta una superficie molto ridotta al vento. Gonchenkov, Brochard, Yekimov, Schmil perdono terreno nei confronti di Michele Bartoli, grande rivelazione.
Abbiamo detto dopo la Milano-Sanremo, ricordando una frase di Chiappucci dopo la Placci, oggi è nata una stella dopo la Milano-Sanremo, è nata una stella dopo il Giro delle Fiandre, può essere nata un'altra stella nel firmamento del ciclismo italiano? Ma credo di sì, innanzitutto l'abbiamo detto prima, Bartoli non è dello sconosciuto, è uno che ha già dimostrato, doveva solo confermare direi le sue grandi possibilità. Alla Sanremo è nata la stella Colombo che nessuno si aspettava. 4 chilometri, meno di 5 chilometri all'arrivo. Ma di Bartoli conoscevamo e quindi questa è certamente la conferma di, soprattutto da parte sua, di quanto sia forte questo corridore, di quanto sia adatto delle corse in linea. Grande Italia che pedala, così era stata titolata sempre la spedizione, 5 chilometri alla conclusione italiana. Su 24 squadre, 12 sono italiani, il 50% delle squadre presenti italiane, con 71 corridori italiani su di un totale di 186, 52 secondi di vantaggio per Michele Bartoli. È fatta? È fatta, ormai non lo prendono più, sicuramente non lo prendono più, dovrebbe crollare lui, dovrebbe cadere, forare, quindi facciamo gli scongiuri, ma certamente non lo prendono più. Ma se l'ha visto... fatto? No, ma certamente si era visto anche prima il fatto che tiravano tutti, però non c'era la grande grinta per poterla andare a prendere. Lui certo ha ancora grande ritmo, vuol dire che ha ancora grande forza addosso. La cura Ferretti. Direi comunque, proprio ricollegandomi a quello che ha detto Vittorio, ed è una grande impresa quella di Bartoli, perché il Giro delle Fiandre festeggia quest'anno gli 80 anni, cioè le 80 edizioni. Bene, in 80 anni noi l'abbiamo vinto con Fiorenzo Magni 3 volte, con Argentin, con Dino Zandegu che sfruttò la rivalità a Mergimondi, poi con Argentin e con Bugno, e basta. Quindi in così tanti anni, così poche vittorie, vuol dire che Bartoli compie un'impresa. Ed eccolo qua Ferron, Ferretti che passa, si porta nella scia della battistrada. E a questo punto non possiamo non ricordare il patron tragicamente scomparso. Direi proprio di sì, sull'ammiraglia al fianco di Ferretti c'è il figlio di Danilo Furlan e penso sia un momento di grande gioia e di grande commozione per questa squadra, per l'MG, proprio nel ricordo di Danilo Furlan e penso che sia la prova che esiste grande passione in questo team e grande voglia di continuare nonostante questo brutto colpo ricevuto. Eccoli Gabriele, però che gli è scappato un sorriso, gli è scappato un sorriso stranissimo, quindi vuol dire che è già convinto, è arrivato un po' in ritardo ma ha fatto un grande sorriso. Devo dire che questo corridore che viene dalla Mercatone 1 nato con Gini, con Pezzi e ha venuto via dalla Mercatone 1 forse per la rivalità che aveva Casa Grande, quindi ha cercato una soluzione diversa, anche se uno va forte le corse in linea, che lui invece Casa Grande un po' più per le corse a tappe, potevano anche convivere assieme, ma ha cercato l'alternativa e ha trovato secondo me la squadra giusta, cioè il direttore sportivo che per questi tipi di corse, soprattutto che ha messo finalmente per uomini l'attacco, Giancarlo Ferretti è l'uomo ideale, perché abbiamo visto anche all'inizio di stagione che ha mosso molto bene Coppolillo, cioè ha fatto vincere un corridore che non ha mai vinto, lui è soprattutto portato per nessun capitano, tutti per uno, quindi certamente la squadra di Ferò ha sempre fatto grandi cose. E ormai alle spalle aumenta il numero, li hanno ripresi, quindi è rientrato anche Colombo. È rientrato anche Colombo, quindi si ripropone ancora la classifica di Coppa del Mondo. Ricordiamo che i nostri opinionisti, oltre all'ex campione del mondo vincitore di un Giro d'Italia Vittorio Adorni, abbiamo l'inviato speciale di Tutto Sport Beppe Conti, Alvaro Crespi, ex corridore professionista, ex direttore, presidente del gruppo, presidente dei corridori professionisti italiani, attuale general manager della Mapei. Abbiamo assistito oggi ad un gran numero, abbiamo assistito oggi alla nascita finalmente di un grande campione, un ragazzo che aveva dimostrato di avere grandi doti, grandi numeri e che oggi sulle strade del Giro delle Fiandre, nell'università del ciclismo, ha dimostrato di essere un campione. Bravo! Credo questa sia la dimostrazione del grande movimento ciclistico italiano, dei giovani che vengono direi fatti maturare con calma e poi passati al professionismo, e questo grande riciclo porta dei giovani come Bartoli che danno la grande forza al ciclismo italiano. Non per niente oggi sono qua 12 squadre con 70 italiani, quindi questo conferma che il movimento ciclistico italiano è sempre il più forte del mondo. Ci manca l'uomo della corsa tappe, però arriverà prima o poi anche quello.
700 metri alla conclusione dell'ottantesima edizione del Giro delle Fiandre, 267 chilometri, partenza da Sint-Niklaas, arrivo a Meerbeke, nell'Interland di Ninove, è la seconda prova di Coppa del Mondo. Michele Bartoli, grande rivelazione di questa giornata, è ormai sul rettilineo conclusivo, sulla curva che immette all'arrivo, ancora poche decine di metri e Michele Bartoli entra giustamente nell'Olimpo del ciclismo, perché vincere il Giro delle Fiandre significa essere un campione. Significa essere un campione, ma soprattutto questa è una dimostrazione da solo, così staccando tutti sul muro di Gramont, credo che sia stata una grande impresa, una grande dimostrazione che effettivamente questo ragazzo prima ci aveva fatto vedere molte cose, ma adesso ci conferma la realtà, cioè che è un grandissimo per le cose tante. Può voltarsi il segno del cristiano, le braccia al cielo e Michele Bartoli trionfa nell'ottantesima edizione del Giro delle Fiandre, 6 ore 31 primi 29 secondi con una media nettamente superiore ai 40 orari, quindi un Giro delle Fiandre velocissimo. 40.920, quasi 41 di media, quindi 40.92 vuol dire che la media molto alta, anche se è stata direi una corsa tattica, però certamente la velocità c'è stata. E ha tutto il tempo di godersi gli abbracci del suo clan mentre attendiamo lo sprint per il secondo posto. Eccoci con lo sprint per il secondo posto, vedete la maglia bianca di Colombo sulla sinistra, cerca un varco. Vale la leadership nella Coppa del Mondo, gruppo ancora disposto a ventaglio, la maglia rossonera di Cimil sulla sinistra, Baldato, ed è Baldato ancora secondo davanti a Musso. Trionfo degli italiani, ecco che arriva Fandriest in coda a questo gruppetto, trionfo di Grande Italia che pedala, primo piano di Bartoli, primo Bartoli, secondo Baldato, secondo come già l'anno scorso al Giro delle Fiandre e due anni fa alla Parigi-Roubaix. Vogliamo, ecco qua, Bartoli, allora un giudizio tecnico, Vittorio. Ma è una corsa strana, diciamo, dominata per Winner Ronde van Vlaanderen, vincitore del Giro delle Fiandre. Dominata da, nel finale, da, ecco, la braccia di Ferretti con Bartoli, dominata da Bartoli dopo il muro di Gramont in avanti, ma controllata dalla Mapei tutto il giorno, hanno tenuto la corsa per Musso, poi Musso nel finale non ha forse un incidente meccanico, abbiamo visto sul Gramont, non era nelle condizioni di essere vicino a Bartoli e a questo punto devo dire che c'è una molto bella di Bartoli che ha fatto un finale eccezionale e la grande squadra della Mapei che ha tenuto veramente la corsa come voleva lei, ma però gli sono mancati gli uomini nel finale. Ecco il telecronista di espressione fiamminga della BRT, allora Beppe Conti. Io vorrei solo aggiungere un rilevamento storico: dopo Fiorenzo Magni è l'unico italiano ad aver vinto il Giro delle Fiandre per distacco, perché sia Zandegu sia Argentin sia Bugno lo vinsero allo sprint, anche se sprint ristretti, sprint a due, ma da solo sul traguardo del Giro delle Fiandre era arrivato soltanto Fiorenzo Magni. Io quindi penso che Bartoli con questo accenno storico meriti la cosa più bella e il più bel complimento che si possa fare. Intanto questo gruppetto è stato regolato allo sprint da Zabel. Allora Cresci, sicuramente una grande impresa, perché ha staccato veramente con un grande... Ecco Ballerini è arrivato in questo gruppo, ci arriva anche Roscioli, Fondri, ha staccato tutti con grande facilità. Devo dire che il terzo posto di Musso e lo sprint che ha fatto mi fa pensare che effettivamente forse si è trattato più di un incidente meccanico che di un crollo, perché altrimenti non avrebbe fatto la volata che ha fatto. Allora Vittorio, vuoi riepilogare il prossimo appuntamento mentre io vi lascio il microfono qui nella cabina, mi porto verso la zona di premiazione con la speranza di poter avere al più presto, ecco, questo è il cardiofrequenzimetro per controllare i battiti durante la corsa, per sapere la soglia quanto deve andare, ma vuol dire che secondo me nel finale questo non l'avrà mai guardato, avrà spinto al massimo senza rispettare la famosa soglia. Ecco, spiega anche cosa significa cardiofrequenzimetro. La soglia significa, ecco, l'abbraccio tra Baldato e Bartoli, bellissimo, tra il primo e il secondo. Trionfo della MG Tecnogym, trionfo di Ferretti. Sì, devo dire, la soglia è il limite in cui il corridore non deve superare per non andare in acido lattico, per non intossicare i muscoli, però ci sono dei momenti in cui forse questa soglia non viene rispettata. Allora, due prove di Coppa del Mondo, nella prima Colombo, della seconda Bartoli, trionfo veramente degli italiani, un'annata che inizia
con previsioni più belle. Sì, credo che più belle di così, perché noi abbiamo parlato prima delle primavere italiane all'estero in cui Gavazzi, Super, Saronni, Bugno, Argentin, Chiappucci, Argentin, Fondriest hanno vinto le grandi classiche da Sanremo, Fiandre, Vallone. Questo è un buon inizio, perché il 96 inizia con due gare su due e credo che questo sia, direi, il massimo che si potesse ottenere. Ecco Mussio che sta rientrando nei box. Allora Vittorio, io mi porto nella zona delle premiazioni, quando mi vedi sul teleschermo, tu continua pure nel tuo discorso tecnico, quando mi vedi apparire con Bartoli, di cui la regia vi ripropone ora al rallentatore l'arrivo, attacco io con l'intervista, poi quando vedi che io concludo fai la chiusura, mentre ripeto mi porto nella zona della premiazione. Queste sono le immagini replay dell'arrivo di Michele Bartoli in questo 80° Giro delle Fiandre, che è stato, credo, una dimostrazione di forza e soprattutto la scoperta di un campione che tutti sapevamo che aveva delle potenzialità, però che alla fine, oggi, solo oggi, è riuscito a dimostrare. Quindi un Giro delle Fiandre alla grande, dominato, come abbiamo detto prima, dalla Mappei, la squadra di Mussio, ma certamente sfruttato, forse alla fine, da Michele Bartoli sul muro di Gramont, il muro in cui ha fatto da trampolino di lancio per questo corridore. Vorrei sentire un attimo Beppe Conti su questa gara. Direi di sì, hai detto giusto, poi è stata una vittoria veramente spettacolare, molto bella, perché non è nata in chiave tattica, non è stato un attacco a sorpresa, ma lui è venuto fuori sul muro di Gramont, di forza. Quando tutti aspettavano Cmil, aspettavano Museo, aspettavano i grandi favoriti, è partito Bartoli e non c'è stato nulla da fare. Aveva già tentato prima in una fase critica molto importante, non gli hanno concesso spazio perché lo temevano e ce l'ha fatta. Ecco, rivediamo proprio le immagini del muro di Gramont, ecco Bartoli, è qui che è partito. E scusatemi, vi rubo il microfono perché è lo stesso per le interviste. Vittorio, a te. Ecco, questa è la ripetizione del muro di Gramont quando Bartoli se n'è andato, ed è quello che ha detto Beppe Conti, non è stata una fuga da lontano in cui l'ha lasciata andare, è stata una grande dimostrazione di forza. Questo è il pezzo, il tratto più difficile di questa corsa, di questo Giro delle Fiandre, e credo che Bartoli abbia anticipato un po' tutti, nessuno forse se l'aspettava, ha avuto soprattutto non tanto la forza di scattare su questo muro, ma ecco, vediamo inquadrati in questo momento, ma la determinazione di farlo, perché non è facile pensare di scattare qui. Poi alla fine ha tenuto gli ultimi 15 chilometri, non solo ha tenuto ma ha aumentato il suo vantaggio ed è arrivato qua al traguardo con 57 secondi. Il gruppo è stato battuto in volata da Baldato su Museo. Questo è Bartoli della premiazione, Michele Bartoli che aveva già confermato di avere delle grandi potenzialità, ma lo ha certamente dimostrato oggi al Giro delle Fiandre. Bartoli che era arrivato 12° alla Milano Sanremo nel gruppetto dietro subito Colombo in volata, e qui alza il mazzo di fiori, quindi Grande Italia in questo momento, Grande Italia alla Sanremo, Grande Italia al Giro delle Fiandre, con due corridori ai primi due posti, con Bartoli e Baldato. Mussio che viene intervistato da, qui è Mussio che lo stanno a rivedere il momento in cui chiama la macchina per un problema tecnico, non si sa esattamente quello che ha avuto, quello che gli sia successo. Oh, Baldato! Baldato! Ecco Mussio che sta chiamando l'ammiraglio, ma dicevamo di questo 80° Giro delle Fiandre, che è stato tatticamente gestito in maniera grande dalla Mappei, la squadra di Mussio che voleva fare il tris di questo Giro delle Fiandre, ha tenuto la corsa fino al muro di Gramont non lasciando andare via nessuno, ma poi nel momento decisivo Bartoli ha avuto la forza, la grinta, la determinazione di lasciare il gruppetto dei fuggitivi, tra i quali c'era anche Mussio, e se n'è andato tutto solo al traguardo. Ecco qui Bartoli e Baldato sul podio che ricevono gli applausi di tutti. Baldato che è un arrivato secondo lo scorso anno, Baldato che è arrivato sesto alla Milano Sanremo, quindi certamente due corridori, che uno sesto e l'altro decesimo. Bartoli che festeggia con la bottiglia di spumante
accompagnando la grande direi dimostrazione dell'Italia di corridori italiani, primi e secondi la MG Technogym, una squadra di Ferretti che è particolarmente adatta a questi tipi di corse in linea, una squadra che ha dimostrato anche nel passato di avere direi questa caratteristica.